era un militare morto per la patria, sicché doveva essere qualcosa di particolare. Poi insieme a Legno ho pensato a una mano che impugnasse quest'arma e poi gli ho messo il simbolo dei bersaglieri, che è un elmetto originale della guerra del 15-18 con le piume dei bersaglieri. È dedicata al tenente dei bersaglieri Giuseppe Mancini la lancia d'oro della 134esima edizione della Giostra del Saracino nel centesimo anniversario della morte. Il trofeo è stato presentato questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Era uno dei tanti giovani aretini inviato a combattere nel corso della Prima Guerra Mondiale. È forse il più noto dei tanti caduti e quindi questo spiega la dedica. Ricorre il centenario, è morto il 5 dicembre del 1917, gli fu intitolato lo stadio, il rinnovato stadio di Arezzo negli anni 30 e gli è intitolato il cimitero militare di Fozza, che è il comune della provincia di Vicenza nel quale è caduto. Sulla scia della fortunata esperienza con Temer, da quest'anno la lancia d'oro sarà realizzata da un artista contemporaneo. Per percorrere due direzioni importantissime. La prima è quella che Arezzo è una città d'arte e quindi nella declinazione delle sue espressioni nell'ambito delle manifestazioni caratterizzanti la città, e il Saracino è una di queste, non può mancare il contenuto artistico codificato. Il secondo è che un'opera d'arte ha poi anche un valore economico. E quindi alla fine il quartiere che se la aggiudica anche, oltre che un bell'oggetto, un qualche cosa che ha un valore economico.